Tiziana Beghin, buongiorno, che si chiama come uno storico, peraltro, capostruttura della terza rete, noi affezionati di Rai 3 ce lo ricordiamo. Beghin, il nostro Gross, che la mattina insomma ci spiega che appunto in realtà non c'è nessuna voglia di andare allo scontro, dice Gross. Ma voi avete voglia di mettere mano alla manovra? Stamane sui giornali è riportato, tra virgolette, il solito Giorgetti che dice, insomma, forse ci possiamo ancora, siamo ancora in tempo per limare qualche cosa. Ma guardi, il punto di vista credo che sia, come diceva giustamente Gross, prettamente politico e molto meno tecnico di quello che si vuole far credere. Noi non siamo disposti a limare quelli che sono i pilastri fondamentali di questa manovra. Quindi non si toccano reddito di cittadinanza, quota 100, non si toccano i fondi per i truffati delle banche, non si toccano i finanziamenti alle start-up innovative. Poi è evidente che nessuno ha interesse ad arrivare a una guerra, non è interesse dell'Italia, lo è ancora meno dell'Unione Europea dal mio punto di vista. Credo che però ci sia un attacco fortemente politico a questo tipo di governo, che chiaramente anche non è gradito. Anche quello dei mercati è un attacco politico però, perché i mercati sono neutri. Ma i mercati non reagiscono. Cioè, lo sa lei ieri, no? Mercati non reagiscono. I BTP non si vendono, ma non no? I mercati non reagiscono alla manovra, i mercati reagiscono alle valutazioni e a ciò che viene dichiarato, a volte anche in modo piuttosto incauto, da chi vuole anche attaccare da voi? Questo governo. Perché guardi, nel passato queste manovre di questo tipo, anzi ben più ambiziose, sono state fatte senza grandi discussioni, e chi oggi sale in cattedra con sempre il mantra dell'austerity, che peraltro non soltanto non ha fondamenti scientifici ed evidenze scientifiche, ma proprio da un però punto Beghin, di vista... Però Beghin, il tema è pratico, cioè se lo spread sale, lo dicono anche i vostri esponenti del governo, come lo dice Tria, lo dice Conte, è un problema per le banche, ma non come si diceva BTP, Grossi, in realtà non è tanto la questione della manovra che fa salire lo spread, perché non è la manovra in quanto tale, non ci sono i tempi tecnici per una manovra che non è nemmeno iniziata. Quindi lei non è preoccupata per lo spread alto? Ma siamo tutti preoccupati, ma il punto di vista è ma conviene anche a questi signori? Perché a questi guardi, signori chi? Ma i signori dell'austerity che oggi stanno portando avanti questo messaggio. Ma Dombrovski, Moscovici, lo stesso Juncker, che si stanno attaccando a un momento che è la loro scadenza fondamentalmente, stanno cercando di far passare un segnale politico che qual è? Vabbè. Che alle prossime europee cambieranno gli assetti ed è evidente che non è gradito. Ieri la responsabile della BCE, che si chiama Danielle Nuri, dice incrociamo le dita riguardo alla situazione delle banche italiane, e questi sono i dati sui prestiti, cartello 8, prestiti a famiglie e imprese, appunto l'aumento del costo del mutuo, e poi cartello 9 dice appunto il bollettino dell'ABI, si registra un incremento dei tassi di interesse sulle nuove operazioni di finanziamento risentendo dell'aumento di spread nei rendimenti dei titoli sovrani. Ci avete detto che questo non sarebbe successo, no? Che... Guardi, il punto di vista è sempre lo stesso. Noi oggi possiamo pensare che una manovra che non è nemmeno ancora iniziata, ma è stata soltanto annunciata, abbia prodotto dei risultati di questo tipo. È evidente che non ci sono risultati siano stati provocati da una manovra che non è iniziata, è stata soltanto annunciata. Quindi lo spread in questo momento si sta muovendo esclusivamente sulla base di speculazioni, che non è che voglio negare che ci siano, ci sono sicuramente, ma il punto di vista è a chi interessa oggi inturbolare i mercati, perché quello che interessa al governo oggi non è quello di quietare i mercati oppure aiutare i cittadini. A noi interessa solo aiutare l'Italia oggi. Quello che è stato fatto precedentemente dai precedenti governi non ha risolto il problema. Noi siamo ancora oggi nelle stesse situazioni in cui abbiamo iniziato 5 anni fa con il governo precedente, ci ritroviamo con una spada di Damocle molto grande e abbiamo forse per la prima volta deciso di mantenere le nostre promesse elettorali, che sono quelle di andare a intervenire sulle fasce più deboli della società con la convinzione che questo fornisca una leva anche da un punto di vista economico. Peraltro noi abbiamo un avanzo primario da anni che ci stiamo comunque bruciando in debito, quindi lo Stato funziona anche abbastanza bene. Qual è la ricetta di Bruxelles che vorrebbero imporci? Quella che forse hanno imposto alla Grecia. Io vorrei ricordare, penso che l'abbiate letto tutti, il rapporto del commissario dei diritti umani del Consiglio d'Europa, che è un'istituzione esterna all'Unione Europea, ma che ha comunque il suo peso, e che ha evidenziato come le politiche di austerità che sono state imposte alla Grecia, peraltro non risolvendo nessun tipo di problema, nemmeno da un punto di vista tecnico, se non quello probabilmente di qualche speculatore e di qualche banca non sicuramente greca, ha
in realtà prodotto una violazione reale dei diritti umani. È questo che noi vogliamo per l'Italia. Vorrei capire se è questo che vogliamo per l'Italia. Nel reddito di cittadinanza c'è un avviamento al lavoro, c'è una riqualificazione soprattutto delle persone esodate oltre 50 anni, cosa che avrebbe dovuto fare la sinistra negli anni passati che non ha fatto, e soprattutto si pone come obiettivo quello di aiutare persone che chiaramente ritornano soldi all'economia. La differenza tra reddito di cittadinanza e reddito di inclusione sta proprio lì. Uno è una misura puramente assistenzialista, tant'è vero che l'avete inserita alla fine del mandato del Partito Democratico per scopi puramente elettorali e in misura molto molto limitata. A differenza di ciò il Movimento 5 Stelle pone inizialmente le pensioni di cittadinanza. Ma lei davvero pensa che da qui a aprile i centri per l'impiego saranno in grado di fare quel lavoro che voi proponete? Ma è chiaro che tutto deve iniziare e deve avere il suo tempo, però mi scusi, lei sta parlando prima di grandi opere che stentano a partire per la nostra costa e benefici quando li avete tenuti fermi per 30 anni. Ora sembra che noi dopo 5 mesi avremmo dovuto riempire l'Italia di cantieri, ma per favore, lo sapete, non siete credibili da questo punto di vista, non ne parli nemmeno. La Gronda di Genova, il Terzo Valico, potevano partire, sono stati bloccati. Ma come dovevano partire? Anche se fossero partiti partirebbe nel 2019 il cantiere, lei lo sa benissimo, se uno quindi li blocca, queste non sono strumentali. Neanche nel 2019. Ma nessuno ha bloccato nulla, li avete bloccati voi per 30 anni.